A passeggio per la città, per celebrare il passato e guardare al futuro di una manifestazione divenuta una tradizione cittadina. Un appuntamento irrinunciabile per tanti e un'occasione per rispolverare le scarpette da ginnastica per gli altri. La su e giù. Con un'iniziativa di trekking urbano, che ha preceduto di una settimana la gara, circa 30 partecipanti sono partiti da Piazza del Municipio per poi addentrarsi nel centro storico. Una passeggiata nel centro storico sui passi della su e giù e delle su e giù, quelle che si sono negli anni succedute. Storie e curiosità legate alla città e alla su e giù. La corsa non competitiva organizzata dal gruppo sportivo Virtus, da sempre punto di riferimento per gli atleti campobassani e non solo. Io sono uno di quelli che è andato alla Virtus nel 1960. Ho giocato nella Virtus per tanti anni e quindi, anche se non sono faccio parte della società, però me ne sento sempre parte integrante. La pioggia ha accompagnato i partecipanti senza però scoraggiarli. È stata bella nonostante la pioggia, perché non parla? La pioggia non era prevista, quindi ci siamo organizzati e abbiamo deciso di farla lo stesso. Molto volentieri, ci è piaciuta comunque, è andata. La passeggiata si è conclusa nei pressi del Viale del Castello, dove sono state inaugurate una serie di targhe, 50 per la precisione, una per ogni edizione della su e giù. Il viale, dove la fiumana dei partecipanti alla gara è sempre spettacolare, è stato allestito dalla Virtus insieme al comune di Campobasso, che ha contribuito finanziariamente alla realizzazione. Sulle targhe sono stati inseriti dei simboli che, se inquadrati con uno smartphone, consentono di accedere a foto e informazioni relative alla gara dell'anno indicato sulla targa. La passeggiata è stata un'occasione per riscoprire episodi particolari legati alla decennale tradizione della su e giù. Un banchetto nuziale pronto per attendere gli sposi che, loro malgrado, si svolgeva proprio su una delle strade della su e giù. I corridori, pensando fosse un rinfresco organizzato dalla Virtus, mangiarono tutto quanto e gli sposi e gli invitati, una volta arrivati a casa, non trovarono praticamente nulla.